21 in punto, ben ritrovati con l'appuntamento con Proteramo, 45 minuti, un tempo di gioco con i colori biancorossi del diavolo. Teramo che è reduce dal pareggio 1-1 di sabato pomeriggio contro il Rimini, parleremo di questo, ma questa sera sarà una puntata un po' particolare perché ci concentreremo anche sul settore giovanile biancorosso. Poi insomma capirete nel corso della serata quelli che saranno i temi principali di questa che è la puntata numero 26. Io vi ricordo il numero unico per interagire con noi, quello che vedete a fianco alla mia testa, 392-623-7060 per mandarci l'SMS tradizionale oppure attraverso il servizio messaggistica WhatsApp. Messaggio testuale, ma anche la possibilità di mandarci delle foto. Poi c'è l'hashtag TV6 per chi utilizza Twitter, che ad uno dei nostri ospiti è molto molto familiare, e poi c'è anche la possibilità di interagire con noi attraverso la nostra pagina Facebook. Saluto dalla redazione del quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo, Alessandro De Midio. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Buonasera a te Alessandro. E allora, a proposito di persone che hanno feeling con Twitter, ritrovo Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao a tutti, buonasera. Questo hashtag è l'ultimo acquisto del l'ultimo, Teramo. Sì, vedi, debutta, per chi utilizza Twitter. Va bene, bravo. Tu lo utilizzi. Salve a tutti. In maniera cepalleggi, come si suol dire. Che ci pensi a fare? Abbiamo detto che parleremo del settore giovanile, lo faremo con l'allenatore della Berretti del Teramo, Rinaldo Cifaldi. Buonasera. Ben ritrovato. Buonasera. E allora andiamo velocemente a vedere il quadro completo della classifica. E questi sono i risultati con l'1-1 del Teramo contro il Rimini. Ma vediamo la classifica. Maurizio, eccolo qua. Grazie. Saluto Maurizio da qui, che ringrazio in regia, anche Silvia Gentile, che è nella redazione del quotidiano La Città a Teramo, che ci supporta in maniera egregia anche questa sera con il Teramo che ha 38 punti in classifica. Deve rimandare la cosiddetta matematica per festeggiare la salvezza e la permanenza in Lega Pro, ma di fatto possiamo dire che la salvezza pare acquisita, manca solo il crisma dell'ufficialità, Francesco. Ma anche vincendo con il Rimini non ci sarebbe stata la matematica certezza della salvezza, nel senso che, ma penso nemmeno con un cataclisma si potrebbe verificare qualcosa di negativo. Resta l'amarezza per questa vittoria che tutto sommato il Teramo meritava, quantomeno per aver giocato meglio soprattutto nel secondo tempo. Peccato per quella grossa fesseria generale subito dopo il gol molto molto bello di Di Paolo Antonio, splendida l'azione che aveva portato il Teramo meritatamente in vantaggio. Comunque resta, è un altro episodio, è un'altra partita, un altro momento di una stagione, diciamo, strana. Fermiamoci a questo. A proposito del gol, abbiamo anche l'immagine del gol del Rimini. 75 minuti per fare un gol e 30 secondi per riprenderlo. Preside, fai piazza pulita, ci sono giocatori che si credono star e invece non sono nessuno. Vediamo Maurizio, e chiedo a Rinaldo Cifaldi, se dopo 30 secondi praticamente dal gol, questo è il gol del Rimini. Questo è a velocità normale, poi noi abbiamo anche fermato per far vedere che insomma il fuorigioco di fatto non c'era. Eccolo qua, cioè Brugaletta che tiene in gioco l'attaccante del Rimini, ma è un problema forse di disattenzione in questo caso, Rinaldo? No, la palla è passata dove non doveva passare, tra i due centrali, però è chiaro che visto così è facile, in mezzo al campo con la dinamica della velocità dell'azione tutto diventa più difficile. La difesa era piazzata perché erano già i quattro difensori piazzati, quindi non c'è un errore
diciamo, non c'è un errore singolo, esatto, diciamo che è un errore di difesa, sì, collettivo, nel senso la difesa era ferma. In questo momento, vedete, mentre fa il passaggio non sta né salendo né scappando indietro, quindi ha lasciato lo spazio per l'inserimento, anche se sono stati bravi loro, perché gli ha dato una palla veramente tra i due centrali, fatta passata lì col contagiri, quindi è chiaro che era un gol che poteva essere evitato. Alessandro, è una squadra questa, ma ce lo siamo detti tante volte, che sembra giocare bene fino alla tre quarti, poi si incarta nel momento in cui deve andare alla conclusione. Sembra essere una cosa a cui anche il tecnico pare essersi, diciamo, rassegnato tutto sommato. Sì, sembrerebbe così, o quantomeno anche Vivarini a ribadirlo ogni volta nelle interviste, anche nel post gara. Sottolinea sempre, insomma, come manchi qualcosa negli ultimi 30 metri per concretizzare la mole del gioco sviluppata dalla squadra. Purtroppo è una stagione così, quest'anno è mancato lo stoccatore finale, insomma, quello che riesce appunto a concretizzare il gioco della squadra. Il Teramo si sforza, fa il massimo di quello che può fare, però purtroppo poi, ecco, il tabellino spesso ne risente. Francesco, dopo parleremo anche della questione direttore sportivo, perché hai visto dai primi messaggi che molti, insomma, il nome di Fabio Lupo non suscita particolare entusiasmo nella piazza di Teramo. Poi, ammesso che sia lui che siederà su quella... Verrebbe subito da chiedere, il direttore sportivo si prende per quello che ha fatto nella sua carriera, nel bene e nel male, o perché è stato su qualche piazza? Poi quale sarebbe il motivo principale perché a qualcuno non va bene Fabio Lupo? Perché è stato direttore sportivo a Giulianova, prima era stato giocatore del Teramo, Fabio Lupo praticamente ha concluso la carriera del giocatore a Teramo, è qualcosa di, come possiamo dire, diciamo di ridicolo, ecco. No, a te piace? È un di tutti questi che vanno in i nomi che circolano, vanno bene tutti, perché Fabio Lupo ha grande esperienza, conoscenza, è in grado di svolgere, se vogliamo, anche un ruolo un pochettino più ampio di quello secco, freddo solo del direttore sportivo. È bravo anche Minguzzi, per lui parla la carriera, poi con Minguzzi abbiamo lavorato a Teramo per un po' di tempo con buoni risultati, ed è un altro professionista serio. Vabbè, Luca Leone era così, è stato secondo me un momento di euforia da parte di Campitelli nel pensare a lui e nel cercare di portarlo a Teramo. Lo stesso Gianni Rosati, altro direttore sportivo di lunga militanza, di grandi conoscenze nel mondo del calcio, servono anche questo. Ora bisognerà vedere di tutti quanti questi chi è che troverà l'accordo con Campitelli e chi riuscirà così ad accendere di più la fantasia di Campitelli. Per quello che ne so io, Fabio Lupo è il direttore sportivo del Teramo, c'è l'accordo su tutto su tutti i fronti, su tutte le questioni tecniche, economiche, sulle scelte da fare. Se poi Campitelli ancora una volta si tirerà indietro perché qualcuno, una parte della tifoseria, piccolo o grande che sia, dirà che non va bene Fabio Lupo, allora cambieranno le strategie, però credo che così non si va lontani. Per le informazioni che abbiamo noi, tu dici d'accordo su tutto, noi sappiamo che il favorito, l'accordo non c'è, ma perché probabilmente non c'è ancora stato l'incontro decisivo, però comunque staremo a vedere. Però in questo finale di stagione, e torno da Alessandro che mi dà lo spunto per parlare del tema principale della serata, diciamo che a parte la salvezza, non avendo più grossi obiettivi di alta classifica, Alessandro, il Teramo ha pensato di guardare anche al futuro, guardandosi dentro casa sostanzialmente.
Beh, sì, sicuramente a salvezza ormai acquisita, ci sarà la possibilità di vedere all'opera qualche ragazzo del settore giovanile, soprattutto quei giovani che ormai fanno parte, sono aggregati praticamente in pianta stabile con la prima squadra e che hanno già esordito in prima squadra in Coppa Italia. Vivarini lo ha detto, lo ha ribadito anche nelle ultime conferenze. Appena ne avrà la possibilità, farà in modo appunto di cercare di valorizzare questi ragazzi che stanno venendo fuori da un'ottima stagione, grazie anche al lavoro che con loro sta facendo Mister Cifaldi. La Berretti sta ottenendo ottimi risultati ed è un merito soprattutto quello di aver appunto segnalato all'attenzione generale, questi ragazzi che hanno sicuramente la possibilità di poter quantomeno provare, no, a ritagliarsi uno spazio nella prima squadra anche nella prossima stagione. Ora poi magari chiederemo anche a lui i nomi più caldi, no? Quali possono essere gli elementi migliori, però sappiamo che sono aggregati i vari Serrao, Tini, Palestini, Troiani, quindi sicuramente per questi ci sarà la possibilità, io credo, anche di esordire in campionato. Glielo chiediamo subito, anche perché chiedo a Rinaldo Cifaldi, peraltro Cerqueti, che aveva giocato una partita di Coppa Italia contro la Lupa Castelli Romani, poi a gennaio è andato a San Nicolò, quindi a farsi le ossa in Serie D. Questi diciamo che sono i nomi che sono circolati maggiormente, però ricordiamo che questa è una squadra che è terza in classifica alle spalle dell'Arezzo che comanda la classifica, poi c'è il Tutto Cuoio a 51, l'Arezzo 58, il Teramo 46 punti. Sostanzialmente diciamo che la stagione sta andando bene. Ma noi non dobbiamo guardarla sotto l'ottica della classifica. Io penso che un settore giovanile non deve ragionare nell'ottica della classifica, considerando che noi domenica abbiamo avuto proprio lo scontro con l'Arezzo. Perciò andavamo a guardare la nostra distinta e quella dell'Arezzo. L'Arezzo schierava 7,97 e noi ne schieravamo 2, il rimanente erano 98, 99 e 1,2000. Ciò vuol dire che la Beretti del Teramo di quest'anno è È più tranquillamente. giovane dei giovani. Cioè, è tranquillamente la Beretti poteva fare il campionato un altro anno, cambiando un paio di elementi. Quindi vuol dire che anche la politica che deve fare un settore giovanile è questa. Cioè, non dobbiamo pensare al risultato come un obiettivo. Noi dobbiamo pensare che il nostro risultato è quello di vedere dei giocatori arrivare in prima squadra, che magari arrivano in prima squadra e hanno le capacità di poter reggere il confronto di quello che è il discorso di una prima squadra. Quindi penso che questo sia l'obiettivo principale. È chiaro che la Beretti è la parte finale di un settore giovanile che lavora, nel senso, questi sono ragazzi che, come Palestini che è arrivato in Serie A, o Tini che stanno nel nostro settore giovanile da 4 anni già, 3-4 anni, quindi hanno fatto tutte le loro trafile. Adesso è chiaro che sulla carta sono pronti, nel senso, come altri giocatori di altre squadre, hanno delle capacità, visto che sia Calderaro, sia Tini, sia Palestini, addirittura Palestini ha fatto il torneo di Arco di Trento con la nazionale di Lega, vuol dire che sono stati scelti tra i migliori giocatori, perlomeno della categoria Beretti, anzi Palestini è anche più giovane, perché è un 99. Quindi, è chiaro che adesso l'unica cosa che spetterà a loro, il confronto con la prima squadra, perché è un mondo diverso, quello diventa un test importante dove o si va avanti o si va indietro. Cioè, però è chiaro che sono ragazzi che comunque dovranno fare le loro esperienze, perché poi credere nei giovani vuol dire questo, vuol dire hanno le possibilità e fargli fare l'esperienza, non stare lì a valutare la partita, perché è chiaro che se trovassimo un Palestini già come un Cenciarelli, vuol dire che Palestini un altro anno sta con un club di Serie A, Certo, essendo un a ragazzo di quell'età, 16 anni. certo. Sono ragazzi e devono fare le loro esperienze con molta tranquillità e noi siamo contenti di questo. Anzi, io sono anche estremamente contento di avere comunque un allenatore della prima squadra che ha preso atto di questo e penso che la guida tecnica del Teramo, essendo una guida tecnica ormai da 3 anni, e spero che ci sia anche un grosso futuro con lui.
Può anche fare un discorso di continuità tecnica, e questo è un discorso importante anche per il settore giovanile. Anche perché il presidente Campitelli qualche giorno fa ha detto: è chiaro che noi siamo una società che, al di là degli investimenti sui giocatori, quelli già fatti, dobbiamo anche pensare in un'ottica di plusvalenza, ma di valorizzazione di settore giovanile. Secondo te, quanti di questi ragazzi l'anno prossimo potrebbero essere, diciamo, in pianta stabile, non titolari, in pianta stabile nella rosa della prima squadra? Ma guarda, io vi dico una cosa: se noi andiamo a guardare un discorso di governance delle società, sia a livello di Serie A italiana, ma ormai dobbiamo ragionare a livello europeo, perché è chiaro che il mondo è cambiato, bisogna cercare di guardare anche un po' oltre quelli che sono i confini nazionali, perché ormai il calcio, il mercato del calcio, anche quello a livello giovanile, riguarda anche i club della Premier League, della Bundesliga. Sì. Cioè, parecchi ragazzi italiani vengono ceduti e acquistati da squadre di Serie A di categorie, diciamo, di altri campionati. Se noi andiamo a vedere le governance straniere, fanno grossi investimenti sui giovani. Purtroppo in Italia, che attualmente purtroppo in Europa il fanalino di coda del calcio europeo è diventata l'Italia, perché l'Inghilterra, la Germania, la stessa Spagna, se andiamo a guardare cifra alla mano, stanno a un livello nettamente superiore sia di investimenti e sia di introiti. Basta pensare che la Bundesliga fa una media di 41.000 spettatori a partita in Serie A, cioè in Italia ce lo sogniamo proprio, cioè riesce a farli a malapena attualmente l'Inter, il Milan o la Juve. Questo numero di spettatori, loro fanno di media, e considerando che investono molto nel settore giovanile. Io penso che il futuro dell'Italia e del calcio italiano sia il settore giovanile, e a maggior ragione quei club che può essere Teramo, nel senso che noi abbiamo sognato la B, per noi magari teramani come Francesco, no? Un sogno che si stava avverando, e 100 anni di storia, no? Venivano coronati con un sogno. Però non penso che la Serie B sia la location del Teramo, né storicamente né, diciamo, può darsi che per caso, come il Lanciano sta facendo, si riesca a fare anche la B. Però è chiaro che per avere futuro bisogna avere alle spalle il settore giovanile, bisogna avere le basi, penso che questo in Italia lo stanno capendo un po' tutti. Se andate a vedere le società in attivo in Serie A, sono l'Empoli, che lavora con i giovani, sono l'Udinese, che acquista giovani dall'estero, sono l'Atalanta, che ha sempre investito sui giovani. Quindi cosa vuol dire questo? Che anche i club di Serie A che vogliono riuscire a mantenere economicamente quello che potrebbe diventare un campionato come la Serie A, devono investire sui giovani. A maggior ragione penso lo debba fare il Teramo. Francesco, tu lo immagini l'anno prossimo un Teramo un po' più giovane? Sotto questo punto di vista, magari? Dipende sempre dalla società. Io i discorsi del... Se la società ha la forza di tenere botta a qualunque situazione, anche magari hai qualche risultato che potrebbe non arrivare subito, mi aggancio al discorso che faceva lui, il settore giovanile va fatto appunto in funzione della crescita dei giocatori e della verifica se ci sono giocatori da poter portare in prima squadra e magari venderli anche, usando questo termine poco bello, anche senza passare dalla prima squadra. I risultati sì, interessano, ma fino a un certo punto, diciamo che i risultati accompagnano la crescita, ecco, sì. Ma non sono determinanti. Io una vita che sento parlare a Teramo del settore giovanile, dei giovani, deve giocare quello, deve giocare quell'altro, ho fatto delle battaglie nel passato perché magari venisse valorizzato qualche ragazzo, me ne vengono in mente un po' di nomi, ma non è necessario farli, chi vuole ricordare ricorda, chi non vuole ricordare non ricorda. Dipende dalla società, dipende se la società vuole un campionato d'avanguardia e provare ad andare in Serie B al termine della stagione 2016-2017, questo è un progetto che non si sposa appieno con l'inserimento dei giovani e la crescita dei giovani. Se poi si è bravi nel fare entrambe le cose, allora tutto cambia, ma lì, ripeto, dipende dalla strategia della società, dalla forza della società, dalla pazienza della società, e
chissà perché sto pensando al presidente Campitelli, alla disponibilità a saperlo già prima, ossia il discorso chiaro tra la società, il direttore sportivo e l'allenatore, quest'anno allestiamo questo tipo di squadra e devi essere chiaro nei confronti della piazza, perché poi la piazza di Teramo, che è talmente, secondo me, matura e brava, che se sa a cosa va incontro andando al campo, un risultato magari negativo, una partita non bella, l'accetta molto più volentieri che se tu questo discorso non glielo hai fatto in modo chiaro prima. Alessandro, proprio c'erano a proposito... due messaggi ai quali volevo rispondere. Sì, poi ti faccio subito rispondere su Tonti e su Minguzzi, mi pare. Sì. Alessandro, poi in questi casi si dice sempre settore giovanile, però poi non si fa mai il passo successivo perché le aspettative spesso della piazza, ma se vogliamo a volte anche della dirigenza stessa, sono proiettate in un'ottica di risultato adesso e subito. Teramo, secondo te, il Teramo è come città pronta per un eventuale campionato con degli innesti al proprio interno della squadra delle giovanili? Ma ha detto bene Francesco poco fa, secondo me, dipende dai progetti della società e da come vengono comunicati e messi in piazza. È ovvio che se la società intende subito ritentare il grande sogno della Serie B, forse per i giovani c'è meno spazio. Se invece, e secondo me sarebbe la scelta più giusta, punta ad un consolidamento, no? nella terza serie nazionale, nella Lega Pro, che è una prospettiva onorevolissima, cioè, siamo Teramo, l'ho detto prima anche Mister Cifaldi, insomma la Serie B non l'abbiamo mai fatta, quindi non ci sarebbe, insomma, da stracciarsi le vesti se questo traguardo dovesse rimanere per forza un sogno anche in futuro. Ma invece consolidarsi come una solida realtà di Serie C, Lega Pro, investendo sul proprio settore giovanile e sulla valorizzazione dei giovani, penso che questo anche la piazza, anche Teramo come tifoseria sia già pronta per poterlo sostenere, non solo accettare. Scusami, volevo sì aggiungere... Poi rispondiamo anche a quel messaggio che è arrivato, signore, adesso. Quando io poi quando mi riferisco alla forza della società, intendo anche la bravura. Non è detto che non si possa sposare una strategia, la costruzione di una stagione d'avanguardia per provare al grande salto con la crescita dei giovani, perché così, tanto per non andare tanto lontani, se ti servono quattro centrocampisti centrali, il quarto può benissimo essere un giovane di Teramo invece di una scamorza che vai a prendere fuori. E se io ho necessità, sto pensando, facciamo fin dal 4-4-2, tanto per non allungarci, se a me servono quattro esterni, due a destra, due a sinistra, il quinto di questi esterni, o anche magari il quarto, ma comunque il quinto e il sesto, quelli che vanno a completare la rosa, correggimi se sbaglio, Rinaldo, può benissimo essere, se c'è, se ha le capacità il giovane, perché altrimenti lo bruci, lo rovini, può essere un giovane del Teramo. Se a me servono quattro difensori centrali, io prendo i primi tre, che magari sono tre fenomeni, il quarto è un giovane. Se a me serve il portiere di riserva giovane, se ce l'ho nel mio settore giovanile, prendo quello del Teramo, non vado a prendere quello di una squadra di Serie A. Ecco che tu in un organico di 22, 23, 24 giocatori inserisci quei 4-5 giovani che ti hanno dimostrato di avere qualità. L'allenatore deve essere consapevole che questo è il discorso e che deve essere bravo a sposare il dover vincere per forza, che poi anche quando non devi vincere il campionato, devi vincere per forza, perché tutti vogliono vincere, perché vincere poi aiuta anche a crescere, e la valorizzazione dei giovani. Però c'è anche da dire questo, che cioè nel senso, anche quando si fa una squadra per vincere, il Teramo ha vinto con delle squadre dove in mezzo c'erano dei giovani, mi ricordo
il Teramo con D'Aprile Massimo che vinsero il campionato, c'era D'Aprile di Giuseppe, erano due giovani, D'Aprile veniva al settore giovanile, mi viene a pensare agli anni di Cappellacci, mi viene a pensare, quando da giocatore parlo, mi viene a pensare agli anni di Collevecchio, mi viene a pensare agli anni di Iannetti, agli anni di Perleone, sì. Cioè, questi erano ragazzi con il Teramo ha vinto dei campionati. Quindi... Giocavano cioè, quindi... Cappellacci e Collevecchio, erano giovanissimi, erano due ragazzi, però poi avevi una serie di giocatori, lo stesso D'Angelo quegli anni, penso, no? Quindi... penso al caro Solfrini che purtroppo non c'è più, a Dare, a tanti altri che in quella squadra permisero anche la crescita. Cappellacci in quel momento insieme a Collevecchi erano due fenomeni tra virgolette, sì, erano due giocatori, due ragazzi pronti venivano dal settore giovanile che erano pronti per giocare. Certo, come si regola un allenatore del settore giovanile? Mi spiego, spesso si dice le squadre giovanili tendono, soprattutto le squadre più grandi, a giocare più o meno con lo stesso modulo della prima squadra, perché se si fa male qualcuno, se c'è una defezione qualcuno in prima squadra, si trova automaticamente già il giocatore nella rosa del settore giovanile che gioca più o meno lo stesso ruolo. È così? Oppure ancora siamo in una fase in cui ognuno, diciamo, no, che vada per la sua, però... la propria filosofia. Ma guarda, io ti dico una grossa verità, è chiaro che la squadra nel settore giovanile deve provare un po' quelli che sono tutti i moduli, ma c'è ancora una cosa più importante, noi ogni settimana facciamo l'amichevole con la prima squadra e la Beretti si schiera col modulo con il quale il mister Vivarini vuole affrontare, andrà a affrontare la squadra della domenica, quindi la Beretti cambia continuamente modulo ed è giusto che sia così. Sia perché i ragazzi devono avere un'esperienza a 360 gradi e sia perché poi ritengo alla fine che nella base tattica di un calciatore non è importante il modulo, non è la tattica collettiva ma la tattica individuale che è importante, quindi la tecnica applicata che è una cosa ben diversa. Poi io sono sempre convinto, però alzo le mani e mi sto zitto davanti all'esperienza e alla bravura di Rinaldo Docifaldi, ma io sono sempre convinto che a questa età anche della Berretti la tattica sì, però bisognerebbe lavorare molto, ma molto di più, uno, nella tecnica, nel migliorare il possesso palla, nella tecnica pura, due, nella crescita anche quindi atletica. Quindi nella tattica individuale è proprio questo, cioè nel senso non è tanto una tattica collettiva di movimenti e reparti, ma la tattica del giocatore individualmente, certo, rispetto alla palla, e questo è uno step che poi successivamente in qualsiasi modulo tu vorrai giocare ha le basi per poterlo fare. Come si trova Rinaldo Cifaldi a lavorare con i giovani? Beh, io sono nato con i giovani, io prima di, diciamo, sono diventato allenatore della prima squadra per caso, perché facevo settore giovanile a Nepezzano, dove quegli anni avevamo un bel settore giovanile e ancora adesso sono tanti giocatori, Scipioni, Di Paolo Antonio, Scartozzi, Pepe, questi sono ragazzi che sono usciti tutti dal settore giovanile a Nepezzano, vanno ancora in giro e poi casualmente cominciai a fare le prime squadre, ho fatto sempre dei campionati, ad esempio un anno mi ricordo ero all'Aquila in Serie D, c'erano sei fuori quota, cioè quindi sei fuori quota voleva dire quattro senior e sei under, sì. Quindi praticamente una squadra Beretti, una squadra giovanile, quindi diciamo anche la tipologia di campionati che ho fatto ho avuto la fortuna di lavorare sempre con i giovani. C'è un nome, poi passiamo anche alle cose della prima squadra. Caro Francesco Lupo, piace solo a te e pochi altri. Poi rispondiamo a tutti, l'ultimo quarto d'ora lo ridedichiamo alla prima squadra. Però adesso concentriamoci sul settore giovanile. C'è un calciatore, chiedo a Rinaldo Cifaldi, abbiamo sentito parlare molto spesso, devo dire, Vivarini di Palestini. Abbiamo visto Calderaro, abbiamo visto Serrao, abbiamo visto Troiani, Tini. Ma c'è un giocatore di cui magari non abbiamo sentito parlare e che ci stiamo, tra virgolette, giornalisticamente perdendo? Ma parli tra i ragazzi? Sì. Ma ce ne sono tanti, ce ne sono, ad esempio attualmente c'è stata un'altra convocazione in cui Fagioli è stato convocato anche lui in nazionale, è il 2000, è un 2000 che è un centravanti che già sta giocando in Beretti, questo è un 2000 che già gioca con i 97 e con i 96, contro 97 e 96. La stessa cosa riguarda Mosca, che diciamo è un ragazzo di Teramo e anche lui è stato 2001, è stato convocato, che ha segnato mi pare una doppietta a Melfi, sì, esatto, è stato convocato in nazionale, quindi diciamo che i ragazzi del Teramo a livello nazionale sono visti, guardati e seguiti anche
dalle nazionali, quindi dai selezionatori, vuol dire che qualcosa di buono c'è, però ecco, dopo da qui a diventare giocatori ce ne vuole, non è questo è uno step, però secondo me il settore giovanile del Teramo può migliorare tantissimo, perché dobbiamo migliorare tantissimo tutti, lo può fare. È chiaro che ad esempio le strutture, adesso già vedere un gruppo di ragazzi che si allena su un tappeto verde, anche se sintetico, e prima non c'era niente, già insomma rincuora, no? Ecco, adesso a Teramo, se si riescono a creare le strutture, si può fare calcio bene a livello di settore giovanile, penso. Qualcosa è già stato fatto fino adesso. Oh, a proposito di impianti, Francesco, prima un telespettatore ci ha scritto, ieri sera c'è stato un incontro tra il presidente Campitelli e il presidente Di Giovanni, dopo diciamo un periodo, non c'è niente di male a dirlo, un periodo in cui i rapporti non è che fossero proprio idilliaci, questo nemmeno, questo anche c'è da dirlo, di che cosa hanno parlato? Sostanzialmente possiamo dire è stato un incontro cordiale, poi in realtà sul piatto c'è stato tutto e nulla, però un qualche discorso su quel campo dove abbiamo visto allenarsi la squadra di Rinaldo Cifaldi un po' è uscito, nel senso, qual è la situazione in questo momento? È una struttura comunale, il campo Acquaviva, che dovrebbe essere ultimato, eccolo qua, questo è l'impianto, dovrebbe essere ultimato. In che modo? Il comune si dovrebbe far carico della sistemazione degli spalti. La Teramo Calcio dovrebbe adeguare gli spogliatoi. C'è stato un'ipotesi, ma un discorso, lo ripetiamo, lo ribadiamo, davvero molto molto aleatorio, quindi nulla di concreto, sulla possibilità di una collaborazione tra le due società per, anche per vedere qual è il futuro del campo Acquaviva. Ho detto bene? E perché, questa collaborazione, che poi dovrebbe sfociare anche... Però è tutto molto, lo ripetiamo, è tutto molto in embrione. A livello di settore. Anche perché giovanile. Queste cose non si fanno proprio in pubblico, che insomma era un noto ristorante di Teramo. Il San Nicolò a oggi non ha il campo per la prossima stagione. È questo. Perché se i rapporti tra Campitelli e Di Giovanni negli ultimi tempi non è che siano stati idillici, a oggi non ci sono rapporti tra il presidente del San Nicolò Di Giovanni e il gestore dello stadio Sabatino Cantagalli. Non entro nel merito, sono fatti loro, ma non ci sono rapporti. Già la scorsa estate ci fu la minaccia, tra virgolette, di Giovanni di andare a giocare a Morro d'Oro, poi con grande senso di... Sappiamo anche che c'è stata che anche il comune di Torricella si è offerto di mettere a disposizione la propria struttura, ovviamente esatto, adeguata per i canoni della Serie D per il San Nicolò, ma poi c'è stato uno stop, non so per quale motivo. E perché tra l'altro ci volevano 100.000 euro per sistemare il campo del Torricello, forse quello del Ter... Vabbè, è stato un incontro per vedere se Teramo e San Nicolò, quindi due presidenti, riescono a trovare l'accordo per poter, perché praticamente al campo dell'Acquaviva mancherebbe solo una piccola tribuna che servirebbe tutto sommato più al San Nicolò che al Teramo, che il Teramo ci si allenerà soltanto su questo campo. Certo, con una tribuna di X posti, non so di quanti, il San Nicolò potrebbe, perché questo campo è omologato per la Serie D, potrebbe tranquillamente giocare in questo campo, perché ripeto, a oggi non c'è l'accordo, anche se c'è ancora del tempo davanti, sì, però l'accordo perché il San Nicolò giochi nello stadio Bonolis anche la prossima stagione. C'è chi, il presidente del San Nicolò Di Giovanni, ha detto al presidente Campitelli che deve relazionare su questo incontro di ieri sera gli altri
soci, quindi il gruppo dirigenziale, e poi farà sapere qualcosa non solo per questo ma anche per una collaborazione ampia. Esatto, questo è stato uno degli argomenti, l'abbiamo preso a spunto proprio perché abbiamo visto le immagini dell'allenamento della Berretti proprio al campo Acquaviva, però insomma gli argomenti sono stati tanti, poi ripetiamo, di solito le cose concrete difficilmente le si fa in pubblico, quindi sostanzialmente era un incontro, ci dicono, programmato già da tempo. Quindi niente di particolarmente sorprendente. Oh, a proposito di prossima partita, Alessandro, il Siena, che sarà il prossimo avversario del Teramo, insomma il Teramo l'ha affrontato, a proposito di Berretti, durante l'anno in Coppa Italia proprio con i giovani, difficilmente vedremo la stessa squadra anche sabato. In attacco chi vedremo? Parli del Teramo, sì. Ovviamente, dell'attacco, sì. Dell'attacco del Teramo. Sì. In attacco credo che si continui sulla strada tracciata nelle ultime uscite. Nonostante, come dicevamo già prima, una difficoltà ormai evidente delle punte del Teramo, insomma, a concretizzare il lavoro della squadra, anche se, lo ripeto, avevo già detto qualche puntata fa, non che il Teramo, ecco, crei tantissimo sotto il profilo delle occasioni, però quelle due, tre, a volte quattro occasioni anche buone a partita comunque ci sono. Gli attaccanti del Teramo invece fanno fatica a concretizzarle. E quindi, insomma, dicevo che secondo me si rivedrà un po' il tandem delle ultime uscite composto da Lenoci e Moreo. Sarà una partita probabilmente che entrambe le squadre potranno affrontare in maniera piuttosto, come poter dire, piuttosto leggera, nel senso che il Siena, dopo la vittoria nel derby con l'Arezzo, si è praticamente messo in salvo. Il Teramo, come dicevi anche tu all'inizio, manca la matematica certezza della salvezza, ma ormai insomma è più una formalità che altro. Quindi quando ci sono queste partite un po' di fine stagione, anche gli attacchi a volte potrebbero come dire, beneficiarne in un certo senso per risollevare un po' le loro medie. Alessandro, senti, nel finale di Teramo-Rimini a più di qualcuno, la sostituzione nel finale Brugaletta-Scipioni non è proprio piaciuta, sia per la tempistica sia per il tipo di giocatore che usciva e quello che entrava. Beh, però era una sostituzione evidentemente, insomma, come dire, incentrata a voler dare più spinta sulla fascia. Un giocatore di spinta, poi fresco come Scipioni, che entrava negli ultimi minuti, serviva appunto per cercare di dare più, ancora più profondità, ancora più peso alla manovra offensiva, per arrivare sul fondo, magari mettere qualche cross in mezzo per Forte e Moreo, che in quel frangente erano entrambi in campo. Poi è vero, i minuti dati, insomma, a disposizione di Scipioni sono stati pochi, se non ricordo male penso che sia entrato intorno a 5 minuti dal termine più o meno. Effettivamente tante altre mosse, adesso non ricordo esattamente la composizione della panchina del Teramo, ma non che Vivarini potesse farne di diverse. Ha già mandato in campo appunto Forte, ha già mandato in campo Petrella, insomma le frecce all'arco del tecnico queste sono. Certo. A proposito di indisponibili, sabato era, nonostante non era stato convocato, però in panchina c'era Ivan Speranza, non c'era Cenciarelli. Possiamo dire che per Speranza c'è speranza di vederlo in campo a Siena, per Cenciarelli un po' meno? Ci vado molto lontano? Sì, no, credo che questa sia più o meno, insomma, la situazione. Non ho notizie freschissime dall'infermeria, sinceramente, però il fatto stesso che Speranza fosse stato portato in panchina, anche se molto probabilmente più per onor di firma, insomma, che per una reale possibilità poi di vederlo in campo, possa comunque rappresentare possa dare una percentuale maggiore al recupero del capitano per la partita di sabato, piuttosto che, come dicevi tu, di Cenciarelli.
Leggiamo, allora, tu volevi rispondere a qualche messaggio, io però prima ne devo fare una domanda su un messaggio che è arrivato a Rinaldo Cifaldi, che un telespettatore ti chiedeva, ma se arrivasse una chiamata di una prima squadra, accetteresti? Mi sembra Domenico, se non erro, mi sono segnato qualcosa. Ecco, se le dovessero proporre in società di allenare la prima squadra, lei accetterebbe? No, ho fatto una scelta, io dopo l'esperienza Teramo ho pensato sinceramente di tornare a fare calcio con i giovani, perché è stata sempre la mia passione e perché mi sento realizzato in quello, cioè, quindi è una mia scelta, anche se ho avuto altre proposte di prime squadre, però penso che di continuare a lavorare con i giovani, perché penso che il futuro nel calcio italiano sia con loro attualmente, non vedo se no grosse prospettive future del calcio italiano se non si cambia qualcosa, insomma, vedo solo problematiche a tutti i livelli. Qui parliamo di fare le squadre, giovani, vecchi, ma se guardiamo la Lega Pro, le problematiche di tutte le squadre che rischiano di non riscriversi, no? Per le problematiche economiche. Tanto vanno, ce ne saranno 60. Gravina è talmente, il presidente Gravina è talmente fanno squadre bravo per 60, che poi le classifiche. Vedrai, il Rimini si salva, il presidente del Rimini riparte, consigliere di Lega, e quando è Natale avrà pagato solo due stipendi o tre, come quindi, mi dicono, è successo quest'anno. Tutti bravi, come sempre. È chiaro che nella vita mai dire mai, però in questo momento sono proiettato realmente nel settore giovanile. Ho fatto due anni con la rappresentativa e quindi ho visionato tanti ragazzi in Abruzzo e ci sono veramente ragazzi interessanti anche nei campi sperduti e polverosi del nostro Abruzzo. No? Ce ne sono tanti ragazzi interessanti che magari non trovano spazio perché non ci si crede proprio nel settore giovanile. Molti si riempiono la bocca del settore giovanile, ma veramente chi ci crede sono poche società. Io spero che, ripeto, che il Teramo in questo possa dimostrare maturità e possa intraprendere una strada nuova sotto questo aspetto, che possa essere un esempio anche per tante altre società, come lo è stata l'Atalanta per tanti anni. Io faccio sempre un esempio. Mi ricordo l'anno che feci il corso da allenatore professionista, a Coverciano si parlava di settori giovanili, già all'epoca si parlava dell'Ajax, del Barcellona, e quell'anno l'Atalanta in Serie A aveva sei giocatori che giocavano in Serie A che venivano dal settore giovanile, di cui cinque erano di Bergamo Alta. Allora il dubbio nostro di fu... Bergamo Alta, esatto. Nemmeno Bergamo. Il dubbio fu, o nascono tutti a Bergamo Alta i giocatori, perché parliamo di Serie A, quindi sì, dei certo, massimi livelli, oppure c'è una società che programma il suo lavoro, crede in quello che fa e alla fine questi sono i risultati. Sì. Quindi io penso che il settore giovanile si possa programmare, perché i calciatori nascono a Teramo, nascono a Giulianova, nascono a Milano, nascono a San Nicolò, nascono dovunque. L'importante è avere alle spalle una struttura che riesca a supportare quelli che potrebbero essere i calciatori del futuro. Francesco, allora, a chi vuole rispondere? Una domanda, un telespettatore ci ha scritto, un tifoso ci ha scritto, non sarebbe ora di dare un po' di riposo a Tonti? Sì o no, secondo te? Ah, non lo so, sinceramente non vedo, non seguo come una volta gli allenamenti, non sono in grado di rispondere con allora lo cognizione chiedo, di causa. Ecco, lo chiedo ad Alessandro. Per quello che si vede in partita, che ti devo dire, alterna qualche movimento strano ad altri buoni. Alessandro, è un momento un po' così, va anche un po' teso Alessandro Tonti ogni tanto quando deve giocare il pallone con i piedi. Sì, sicuramente è un momento in cui, non so, forse mentalmente non è al 100%, non sarà proprio sereno al 100%, effettivamente ci sono alcune anche gravi disattenzioni da parte di Tonti, non solo quando deve giocare il pallone con i piedi, come hai detto tu, però insomma anche in alcuni altri aspetti e momenti della partita. Io ho anche ironizzato qualche tempo fa in un articolo, ma proprio scherzando, dicendo che siccome nell'ultimo periodo il Teramo praticamente non aveva quasi mai subito tiri in porta, lui lo facesse quasi un po' per passare il tempo, per dare un brivido durante la partita anche a se stesso.
Però ultimamente invece qualche rischio di troppo lo ha corso, ricordiamoci anche contro l'Aquila, insomma anche il gol dell'Aquila non è stato proprio impeccabile in quell'occasione. Non so se sia il caso di dargli un turno di riposo o meno, può darsi anche che nel finale di stagione, a giochi ormai chiusi, Vivarini possa dare qualche spazio in più anche a Narduzzo, che finora ha avuto appunto la sua, insomma, le sue presenze soltanto in Coppa Italia. Per i portieri probabilmente conta molto la fiducia dell'allenatore, quindi essere messi, come dire, da parte dopo un errore, due errori, insomma, forse è più dannoso che positivo. Allora Francesco, ti faccio rispondere, non so se ne arrivano altri, ma Maurizio, verrebbe da rispondere all'ultimo, a cominciare dall'ultimo messaggio. Che diceva Cifaldi ha fatto dei nomi, ce ne sono altri e poi il problema dei settori giovanili, quello principale, non ti dico di intervenire né di dire sì né no, forse ho capito dove vuoi arrivare, non so quello che vuoi dire. Appunto, sono genitori? Esatto, perché non è vero, che non lo sanno loro stessi. Perché non, che non ce lo sappiamo, che ci sono partite dove si mettono a discutere, dove i ragazzi in campo si comportano in un modo e sugli spalti i genitori in altro modo. Quindi stendiamo un velo pietoso, perché poi hai visto, lui ha fatto dei nomi, da tecnico evidentemente sono i giocatori migliori. Già si pensa dall'altra parte, e magari ha ragione, che ce ne sono altri bravi, però si pensa in malafede, non gli si dà l'opportunità. Questo poi è un altro problema. Io ho parlato di ragazzi che sono stati convocati dalla nazionale, non ho parlato di più. Tra l'altro, esatto. Non ho fatto nome, nel senso che andrei a parlare io. Tu hai fatto quello che ho detto, ho fatto nome di due ragazzi che sono stati convocati nel 2000 e 2001 dalla rappresentative nazionali, quindi non è stata una scelta mia, è stata una scelta di qualcun altro. Ci mancherebbe. Non ho detto che preferisco Lupo a Minguzzi, ho fatto dei nomi parlando di direttori sportivi. Anche perché poi bravi, quelli sono, eh. Né che esatto, ci possiamo, quindi ho fatto quei nomi, qualcosa. Ho fatto i nomi, siccome c'era anche quel messaggio lì. Se Lupo piace, non ho detto che mi piace Lupo più di Minguzzi. Un telespettatore scriveva: Lupo piace solo a Di Francesco e a pochi altri, meglio pochi che buoni, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare perché non va bene Lupo, perché poi magari dall'altra parte ce ne saranno altri che dicono che non va bene Minguzzi, qualche altro che dice che non va bene Gianni Rosati, senza sapere magari qual è il curriculum di Gianni Rosati o il curriculum è di Minguzzi e di Fabio Lupo. Poi c'era un altro messaggio che però non me lo ricordo. Ce n'era un altro che diceva: se il Teramo prende Lupo, noi contestiamo tutte le settimane. Va bene, fate quello che volete, perché dovrebbero spiegare, però ancora nessuno, almeno per quello che mi risulta, se a te risulta diversamente, sì, ancora nessuno però spiega perché Lupo non andrebbe bene, perché non è che ancora che ha già firmato. Guarda, io non lo so, ma non per qualcosa, non lo so, perché poi in realtà vivo solo saltuariamente. Non me ne frega niente nemmeno a me. Buonasera a tutti, sono ancora convinto che il Teramo non ha comprato nessuna partita, siamo stati derubati, avevano vinto alla grande il campionato. Ciao a tutti, sempre forza Teramo, Paolo da Corropoli. Poi però ripetiamo, accordi, io riporto quelle che sono le mie informazioni, poi se tu ne hai diverse, accordi non ce ne sono, almeno per il momento, ma perché non c'è stato la possibilità, perché il Teramo ha sempre detto prenderemo, valuteremo i profili dei direttori sportivi, che sono quelli, sostanzialmente sono Minguzzi, Fabio Lupo, con Leone che però resta un sogno, solo a salvezza acquisita. Capitelli si è incontrato già 3 o 4 volte con Fabio Lupo, ha parlato più di una volta con sì, Minguzzi, ma quello si è incontrato con Gianni Rosati e sta evidentemente valutando. Poi sostanzialmente diciamo che il lotto da 3 è stato scremato, tutto sommato a 2, poi ci possono essere delle new entry, ma dovrebbero recuperare, però quelli sono i nomi.
Poi è chiaro che probabilmente Fabio Lupo, perché no? Vi ricordate ad esempio, ecco, Allegri il primo giorno di allenamento alla Juventus fu duramente contestato, sì, esatto. Francesco, e adesso Allegri la a Torino gli farebbe una statua. La sera del primo dell'arrivo dell'annuncio di Allegri, dell'arrivo di Allegri alla Juventus, ero a cena con un po' di amici e ce n'erano alcuni, perché è facile ritrovarsi con qualche tifoso del Juventus vicino, sapendo della mia conoscenza con Allegri, questi due amici tifosi della Juventus me ne dissero, tra virgolette, di tutti i colori. Comunque anche loro non erano per Allegri. Ora ditemi, Allegri gli farebbe una statua a Torino. Se non ha fatto il fenomeno lo scorso anno e se non sta facendo il fenomeno anche quest'anno, insieme ai giocatori, perché l'allenatore da solo non vende. Però credo che sia l'anno scorso che quest'anno ci abbia messo di molto. Che poi è quello, è anche quello che ha favorito l'andata via, perché l'ha favorito da un punto di vista tecnico, di Pirlo dal Milan alla Juventus, anche queste. Però nessuno è infallibile, ognuno di noi ha un momento nero della propria vita. Assolutamente. Per chiudere, per tornare al discorso Berretti, avrete il Pontedera, Rinaldo, prossimo avversario, ma soprattutto possiamo, insomma, io immagino che tu, al di là dei ragazzi che alleni, voglia ringraziare un po' anche il tuo staff, perché questi sono risultati che non vengono dai ragazzi solo, da Rinaldo Cifaldi solo. No, assolutamente no. Io penso che va un grosso ringraziamento innanzitutto a tutti i dirigenti che si prodigano per accompagnare queste squadre. Chiaramente, perché le trasferte che sono trasferte di Lega Pro, quindi le stesse trasferte che fanno la prima squadra, facciamo noi del settore giovanile, a cominciare dai più piccolini. Quindi parliamo dei giovanissimi per arrivare alla Berretti, quindi ogni domenica e ogni sabato si muovono le squadre, si muovono i dirigenti, si muovono i magazzinieri, tutto quanto, quindi il primo ringraziamento va a loro e diciamo anche ai nostri responsabili tecnici che sono Feliciani e Marco Villa, di cui Marco Villa è stato anche mio ex giocatore. Sono contento perché è un ragazzo innanzitutto che conosce realtà diverse da quelle italiane, avendo fatto parte da calciatore sia della Bundesliga ma anche del Panathinaikos, avendo giocato anche la Champions League, quindi un giocatore che ha visto realmente, insomma, il calcio importante, e quindi ha anche delle vedute di un certo tipo. E poi chiaramente tutti i collaboratori insieme a De Vico e a Cervino, che sono l'allenatore rispettivamente degli allievi e dei giovanissimi, che stanno facendo un grosso lavoro. Ecco, ripeto, speriamo che si possa andare avanti su questa strada. Ci stiamo togliendo tutte le grosse soddisfazioni, dai giovanissimi agli allievi alla Berretti, sperando che la soddisfazione più grossa per noi possa essere veder coronato il sogno di alla fine di vedere qualche nostro ragazzo indossare la maglia alla prima squadra. Quello è il sogno più grosso che penso che chi lavora col settore giovanile possa avere. Bocca al lupo. Credi. Sulla bravura di Minguzzi, per rispondere all'ultimo telespettatore che dice che ricordava Allegri, ha lavorato con Minguzzi, quindi Minguzzi ha chiamato Allegri a lavorare con lui. Sulla bravura di Minguzzi credo di essermi espresso all'inizio. Può darsi pure che mi comincio a rincoglionire e quindi non riesco a portare il pensiero alla parola, però mi sembra di essere ancora abbastanza chiaro e limpido nell'esprimere, e credo di farmi capire abbastanza bene. In questo momento sono polemico con chi dall'altra parte non vuole capire. Tra l'altro, pure ricordato che Minguzzi ha lavorato a Teramo e con Minguzzi abbiamo lavorato, parlo quando dico abbiamo, sia il settore dei giornalisti, abbiamo lavorato molto molto bene. Tra l'altro Minguzzi è un altro di quei direttori sportivi bravo nel lavorare con quello che la società gli passa sul piano economico, perché se la società ti dice puoi spendere quello che vuoi, forse tutti o quasi sono bravi a prendere i migliori giocatori. Perfetto, allora io saluto Alessandro Di Midio. Ciao Alessandro, abbiamo visto la pagina di domani, la rivediamo Maurizio, però, che riguarda Stefano Amadio, che non abbiamo sentito questa sera, ma ovviamente c'erano altri temi da affrontare. A Siena, per chiudere il discorso salvezza, Stefano Amadio rimprovera il Teramo: paghiamo le conseguenze dei nostri errori. La sfida di sabato è una partita fondamentale perché vogliamo giocare le ultime gare con più tranquillità. Questo è Stefano Amadio, che sicuramente ci sarà al centro del
del centrocampo del Teramo. Questa è la pagina dedicata al Teramo che troverete domani in edicola, e io ne approfitto dunque per ringraziare Alessandro Di Emidio. Ciao Alessandro, buona serata. Ciao, grazie e buonasera a tutti. Grazie ad Alessandro, grazie a Francesco Di Francesco. Grazie a te, ciao Alessandro, sempre Forza Teramo. Ciao Francesco. Ciao. Grazie e un in bocca al lupo, Renaldo Cifaldi. Grazie a voi e buonasera. È tutto per questa sera, noi ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21, sempre in diretta con Pro Teramo, un tempo di gioco, 45 minuti per stare insieme ai colori biancorossi del diavolo. Buonanotte. Jungle.